7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ciao a tutti e benvenuti nel canale a Box Eccentrico, sono Jesse, sono qua, ci grazie al video. Allora, il prodotto di oggi è un altro prodotto che ho acquistato con i saldi di AliExpress un paio di settimane fa. Il prodotto è una bacheca luci notturna, io sto testando in questo periodo, avete già visto l'unboxing, adesso vi faccio vedere il vicino come è fatto o come funziona. Allora, il prodotto è questo qua, che è già tutto fuori dalla scatola, la scatola è arrivata abbastanza distrutta, ho già buttato via. Comunque è disponibile anche su Amazon.it se siete interessati, anche su, come ho detto, su AliExpress. Ovviamente costa un po' di più adesso. Io ho pagato su 1,70€, compreso la spedizione con i saldi. Comunque lascerò il link sotto se siete interessati in questo prodotto. Adesso vi faccio vedere da vicino. Il prodotto è molto semplice, praticamente abbiamo un pezzo di plexiglass che va infilato qua sotto. Qua sotto abbiamo una striscia LED, adesso magari accendo un attimo, bisogna vedere la striscia LED. Poi io sto usando un power bank, qua sotto vedete che c'è una striscia LED qua sotto. E questo va infilato qua dentro così. Compreso la confezione abbiamo anche questa penna con una specie di gommino qua per cancellare la scritta. Allora, come ho detto, io sto testando in questi giorni un po' di problemi. Prima sul cavo non c'era un interruttore per accendere e spegnere, volendo si può tagliare e aggiungere l'interruttore, va bene, fa niente. L'altra, quando scrivete sopra questa bacchetta vuole cancellare, lascia i graffi su i plexiglass, perché i plexiglass si graffia molto facilmente. Adesso vi faccio vedere come si vede, adesso magari faccio un fiore. Spero che si vede nel video. Si può scrivere anche di tutte e due le parti. Adesso ho fatto il mio disegno, metto via la pendola, perché qua c'è il tappo, e questa parte qua posso cancellare il disegno. Adesso magari non cancello tutto, ma come vedete posso cancellare il disegno. Si può utilizzare ovviamente non solo per il disegno, magari lascio un bigliettino di vostra fidanzata, moglie, marito, quello che volete, ma no, magari potete usare anche Natale, metto un bigliettino di auguri vicino all'albero. L'unica cosa che ho visto è che si graffia molto facilmente, magari nel video non si vede le altre grafiche che ci sono su, ma si graffia molto facilmente. Adesso ti faccio vedere da vicino il disegno, così vedete. Ovviamente puoi scrivere quello che volete sopra, è giusto per farti vedere come funziona. Questi due difetti che ho trovato io sono che, come detto, si graffia molto facilmente nei pezzi di plexiglass, non c'è interruttore e anche il filo è abbastanza corto. Per il resto l'idea è molto carino, molto simpatico, se volete mettere su una scrivania, non lo so, su come dirlo, con un bigliettino, quello che volete, non lo so, scrivete anche la lista della spesa, quello che volete. Esistono vari tipi, varie misure, questo è quello che costava di meno, quello che è stato su AliExpress. Comunque tutto qua, volevo farti vedere questo prodotto qua, anche se non è perfetto, per quello che ho pagato va bene. Comunque, se siete interessati lascio il link sotto, sia Amazon che AliExpress. Comunque questo video finisce qua, se avete trovato utile mettimi piace, iscrivetevi al canale e poi ci vediamo al prossimo video, ciao!